buon pomeriggio, benvenuti. Non siamo numerosissimi perché forse tutte queste allerte meteo hanno creato un po' di panico, ok? Quindi molti non sono venuti. Comunque noi registreremo l'evento proprio perché anche gli altri che non hanno potuto venire possano poi rivederlo. E oggi passeremo due ore continuando il nostro viaggio e il nostro racconto di che cos'è questa nuova tecnologia e come questa nuova tecnologia può creare vantaggio all'interno delle nostre aziende. Quindi continueremo con la conoscenza, chi mi conosce, c'ho le mie C che mi seguono, e la conoscenza è la prima, però siamo qui tutti insieme anche per condividere, perché vogliamo che diventi questo momento anche interattivo proprio per confrontarci, per condividere quello che stiamo dicendo, ok? Ci vogliamo anche contaminare, perché riteniamo che questo argomento sia un argomento di interesse e che valga la pena poi raccontarlo anche chi sta fuori da qui e chi non è venuto, proprio per amplificare il messaggio. Però l'obiettivo primario è la consapevolezza. Dobbiamo comprendere il valore di queste nuove tecnologie perché diventino strategiche all'interno delle nostre aziende. E l'intelligenza artificiale generativa soprattutto, ma diciamo la tecnologia che c'ha dentro e che diciamo esprime, deve essere considerata strategica per le nostre imprese. Io dico agli imprenditori con cui mi confronto: non devi far entrare nulla in azienda che non sia coerente con questa nuova strategia, che non sia diciamo ready per darti dei dati, per parlarti, per interfacciarsi col resto delle macchine che tu hai già in azienda e con i processi produttivi, perché abbiamo una grande opportunità e una grande occasione per aumentare l'efficienza delle nostre imprese, soprattutto in questo momento che non è dei più rosei. Quindi sfruttiamo la tecnologia e quello che oggi abbiamo in mano per poter fare la differenza. Oggi ne parliamo con due esperti che ci aiutano, diciamo, a comprendere appunto, e con Nicole, perché Nicole rappresenta la piccola impresa che poi è l'azienda target più diciamo critica per certi versi per realizzare questi progetti, perché sono progetti difficili, perché sono progetti che da soli facciamo fatica a fare, che sono progetti che abbiamo bisogno che qualcuno ci accompagni, ma anche la piccola impresa deve considerare questi progetti importanti proprio per fare la differenza. Non voglio rubare ulteriore tempo e anzi ricordo, perché questo viaggio, come dicevo, grazie Simone, è un viaggio che continua. E noi avremo un altro evento giovedì con Unismart fa parte dell'Università di Padova ed è quella struttura che funge da trasferimento tecnologico tra l'impresa e l'università, quindi università-impresa, e molte aziende, soprattutto le piccole, non hanno diciamo questa confidenza con questi sistemi, invece sono delle metodologie che aiutano a portarci in casa dei ricercatori, a portarci in casa della progettualità che ci aiuta a realizzare diversi progetti strategici. Il 3 giugno siamo insieme, 4 giugno scusate, grazie Simone sempre, con IBM a Torri di Confine, ci sarà una giornata full immersion su quello che è per IBM questo mondo, diciamo, dell'intelligenza artificiale. IBM, ricordo, che è un'azienda tutti conoscono, storica, che sull'intelligenza artificiale ci lavora da 30 anni, forse di più. C'è la famosa partita a scacchi dove Gasparov ha perso con il computer, e lì c'era proprio dietro Watson di IBM. Quindi è un'azienda che da molto lavora su questi temi, e appunto il 4 giugno avremo la possibilità di fare anche un tour guidato, perché metteranno di diverse activation, le chiamano, quindi tutte stazioni che raccontano tutti i momenti di soluzioni di AI, e avremo esperti che ci accompagneranno in questo viaggio proprio per noi, quindi riceverete l'invito per fare questo percorso di approfondimento, e poi ci sarà l'evento. E il 27 giugno invece saremo in Lamborghini per andare a vedere come la nuova, diciamo, linea della Urus ha applicato tutte le logiche di diciamo
tecnologie innovative, ma oggi anche di logiche di intelligenza artificiale, proprio sul processo per efficientarlo e per ottimizzarlo. Questi sono un po' gli appuntamenti che abbiamo in roadmap, ma ne faremo degli altri. Ci sono corsi di formazione che sono già li stiamo già facendo, altri partiranno. Vogliamo continuare ad accompagnare le aziende in questo viaggio, perché è un viaggio che da soli si fa fatica, ma insieme siamo convinti che sarà più facile percorrerlo. Lascio la parola a Nicole per un saluto. Sì, saluto anch'io. Avevamo 100 adesioni stamattina, ho immaginato che il brutto tempo avesse un po' demotivato, però mi garantisco che con Filippo abbiamo previsto questo incontro, perché non è nato proprio solo da un'idea generale, ma da un concreto suggerimento del Comitato Piccola Impresa di Vicenza, che ho l'onore di presiedere, e vedo alcuni consiglieri qui con me. Il Comitato, come molti di voi sanno, rappresenta tutte le sezioni merceologiche di Vicenza, quindi è composto da 16 consiglieri, e all'interno di questi incontri abbiamo individuato alcuni temi che sono molto molto vicini alla piccola e media impresa, che poi è il 60-70% delle imprese vicentine, nonché venete, anche di più. Però cos'è che abbiamo individuato? Abbiamo avuto quest'anno l'occasione con il comitato di vedere diverse volte un competence center e sentire cosa ha fatto questa e quell'altra azienda. Alcune di noi, oggi facevo un po' i conti con i funzionari, hanno approfittato anche dei finanziamenti. Sappiate, Confindustria Vicenza in questo senso vi accompagna ai competence center più adatti al vostro business. Però una trentina di aziende hanno già approfittato di questi finanziamenti, vuol dire che avevano mappato un po' le loro esigenze, perché loro dicono: siamo qui, abbiamo a disposizione l'università, i nostri tecnici, i nostri partner, però voi dovete individuare il processo, dovete capire di cosa avete bisogno, dove dovete efficientare, cosa pensate sia il problema del vostro business, dove potete aumentare la produzione o risparmiare o ad andare a lavorare. E questo è un po' un problema per le piccole, non sempre lo scoglio è la competenza tecnica, dice: io non ci capisco, ho tanti attori, uno che mi gestisce il software, l'altro il gestionale, la 4.0 mi ha imposto un software per la macchina, però ho un sacco di dati e non so come leggerli, e vedrete, vi spiegheranno e ci spiegheranno, ci hanno spiegato tante volte che pulire i dati, avere dei dati è molto importante, è la base per la I. Allora io vi dico, siamo qui apposta con questa domanda, io potevo tranquillamente sedermi tra voi perché devo ascoltare e capire, però sono contenta che già 30 aziende piccole abbiano approfittato dei finanziamenti, vuol dire che l'esigenza c'è, si può fare, non è poi così lontana, possiamo farlo anche con un finanziamento non dico così oneroso, però ovviamente, come mi diceva prima Filippo, un po' bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, oppure ci capiterà che prima o poi un nostro competitor avrà un prezzo migliore e una consegna più breve, e noi scopriremo che lui ha efficientato i processi e noi invece non l'abbiamo ancora fatto. Faccio anche uno stacchetto pubblicitario. Sapete che il PMI Day, la giornata più importante per la piccola, è il 22 di novembre. Per prepararci a questa giornata e imparare un po' a raccontarci, perché l'altro problema che abbiamo noi, che magari efficientiamo qualche processo, facciamo qualche bella così digitalizzazione della nostra azienda, poi non la sappiamo raccontare, quindi non siamo attrattivi per i giovani, non siamo attrattivi per i collaboratori che dobbiamo assumere. Il 13 giugno ci troveremo qui a vedere come raccontarci per imparare insieme un po' a rapportarsi ai giovani di Confindustria Vicenza, che Confindustria Vicenza il 22 di novembre ci porta in azienda. Allora, intanto grazie ai nostri super relatori, io prenderò appunti, ne ho già presi nei 5 minuti in cui mi hanno parlato prima, perché sono due personalità che ci daranno sicuramente degli spunti. Grazie ancora. Aspettate che c'è. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, io sono Luca De Fino, mi occupo di digital, trasformazione digitale legata sia alla consulenza strategica che al marketing integrato da diversi anni, e insieme al mio collega Alessandro. Ciao a tutti. Di Ninno, oggi vi abbiamo portato una riflessione, direi, se riusciamo a farla partire. Non va. Vado io, vai. No, non va proprio la presentazione in video.
Ah, ok, allora è la regia che deve cambiarsela. Aspetta, sì. Sono legato. Prima andava, giuro. È classico. Comunque, intanto, vabbè, un po' di entertaining. Potreste, per favore, sinceramente, dirmi... quando è stata, sì sì, ma c'entra con tutto quello che diremo, la prima volta che voi avete digitato su Google Artificial Intelligence, piuttosto che altri temi legati a questo concetto negli ultimi 10 anni, quando è stata la prima volta? È stato 5 anni fa? Se alzate la mano capisco che qualcuno ha fatto, molto prima. Ok, 3, beh insomma, pochi di voi, no? L'hanno fatto probabilmente, ed è qui che ci spieghiamo la metafora dell'iceberg, no? Quello che faremo oggi, vi porteremo un po' al freddo oggi, sarete su questa nave per fare una sorta di esplorazione, no? Di esplorazione di quello che non sta in superficie, di quello che non è sexy, di quello che non si legge su online dalla mattina alla sera rispetto all'artificial intelligence. Sì, perché abbiamo fatto un po' un test, no? Per verificare l'alfabetizzazione degli italiani rispetto ai temi legati all'artificial intelligence. E c'entra con tutto quello che diremo oggi, state tranquilli. Ebbene, ci siamo domandati, ma su Google la gente negli ultimi 20 anni, quando, come ha iniziato a cercare informazioni, informarsi sull'AI? Ebbene, vi renderete conto che mixando delle keyword di ricerca un po' più semplicistiche come ChatGPT, piuttosto che Large Language Model, che poi è quello su cui si basa ChatGPT, abbiamo mixato anche altri concetti un pochino più complessi e vedete come fondamentalmente ci sia un picco qui da novembre 2022 in poi, negli ultimi anni, a testimoniare che oramai l'artificial intelligence è di dominio pubblico in qualche modo, è arrivata alla massa. Qua c'è un cameo per voi, abbiamo anche cercato di capire il Veneto come si posizionasse in questa classifica di volumi di ricerca. Siete al 7° posto per quanto riguarda Artificial Intelligence, al 9° per la Large Language Model, non siete messi male, la prima di tutte le regioni però con cui dovete combattere è il Trentino Alto Adige, giusto per darvi, come dire, un'informazione di costume. Ora, per capire il presente siamo convinti che bisogna fare un salto anche un po' indietro, no? Perché? Perché di artificial intelligence, l'artificial intelligence è intorno a voi da decenni, quando fate una ricerca su Google, quando socializzate su Facebook, quando guidate una macchina, quando vi fate trasportare da un autista, quando parlate col vostro telefono o il vostro orologio e soprattutto anche quando ordinate del cibo. Qui c'è una slide che non starò a spiegarvi, ma citando appunto Nicole Focopà, quando parlava appunto di IBM, Watson, eccetera, eccetera, insomma, se ne parla dal 1950. Capirete dunque che, indipendentemente dal settore, dall'algoritmo, dall'ambito di applicazione e dalla tecnologia, c'è solo e soltanto una grande verità, che ahimè, da un certo punto di vista, rappresenta anche il tallone d'Achille delle aziende italiane, grandi o piccole che siano, il dato. Cioè, l'artificial intelligence mangia dati per crescere e restituire cose intelligenti. Ora, immaginate che il dato sia... se l'AI, la metafora è un po' questa, no? Per semplificare, per farvi ragionare, l'AI è la navicella, il dato è il carburante e gli algoritmi che fanno funzionare l'artificial intelligence sono i motori della nostra navicella. Oh, siamo tornati alla nostra barca, siete pronti? Adesso andiamo a esplorare sott'acqua quello che probabilmente ci interessa maggiormente, no? Perché vedrete dei case, però il punto non è soltanto vedere dei casi d'uso, il punto è capire come realizzare dei progetti in azienda. Quindi ci allontaniamo dalla punta dell'iceberg, l'abbiamo già detto, la generative AI la fa da padrona, per andare sotto. E quando andiamo sotto parliamo di cose, diciamola così, sconosciute ai più, no? Che non devono al tempo stesso però spaventare, semplicemente ci danno un'indicazione. Qual è l'indicazione? L'indicazione che ci danno è quella di affrontare un progetto di implementazione e sviluppo dell'AI con le giuste competenze,
Ok? Perché? Perché la complessità, e vorrei dire, anzi, per semplificare, l'articolazione degli ingredienti è notevole. Quindi incominciamo a capire cosa sta sotto l'artificial intelligence, pensando a voi, peraltro, no? Settore manifatturiero, siamo qui a parlare di questo oggi. Sapete meglio di me, meglio di noi, che questo è il contesto in cui oggi vi state muovendo e per il quale probabilmente sentite l'esigenza di sviluppare un progetto di AI, no? Cicli di vita del prodotto che stanno diventando molto più corti del passato. Naturalmente i clienti, sia B2B che B2C, si aspettano un servizio da voi molto efficace, efficiente, in tempistiche veramente ristrette. Le aziende naturalmente stanno rivedendo i propri processi e i propri prodotti anche in ottica di sostenibilità e, non per ultimo, vi trovate di fronte a una tale volatilità del mercato senza precedenti negli ultimi anni e forse lo sarà anche di più in futuro. Ebbene, quindi sono queste, in questo contesto, i luoghi della vostra azienda all'interno dei quali le AI probabilmente ha un'applicazione che può generare degli effetti. Sono la gestione dei clienti, la gestione naturalmente dell'operation e la gestione anche delle funzioni di supporto, dal finance all'HR, a seconda del tipo di azienda con cui ci troviamo a parlare. Non vi starò a dire, ma ve lo faremo vedere, che naturalmente l'artificial intelligence serve per diminuire i costi, essere più efficienti, fare meno errori e essere più innovativi nei processi, nei prodotti. Ma la cosa interessante è che per analizzare dati di sensori e macchinari e ottenere, no, una predizione rispetto ai guasti e alle interruzioni, non si usa ChatGPT, si usano altre, diciamo, modelli, altre tecnologie che stanno sotto l'iceberg per sviluppare la gestione dell'inventario e ottimizzare il processo di picking and packing degli oggetti. Esistono dei modelli che vedremo in seguito. Quindi manutenzione predittiva, logistica, ricerca e sviluppo e anche simulazione di modelli che vi permettono in qualche modo di non attuare dei progetti in senso concreto, ma per testarli prima, sono tutti ambiti di applicazione dei quali parleremo oggi. Manifatturiero, Italia, voi, noi, perché alla fine l'Italia è fatta da PMI, per cui, cioè, siamo noi. Nostro punto di forza, a tratti il nostro punto di dolenza. Il Caravaggio ci è venuto in aiuto con Davide e Golia, perché molto spesso le PMI si trovano a combattere, tra virgolette, contro le grandi imprese quando si tratta, no, di innovazione, di implementazione di attività che molto più evolute, no, rispetto al business as usual. Ebbene, purtroppo questa metafora deve essere invertita, perché i dati ci dicono che solo l'8% delle PMI in Italia utilizzano le AI nel sistema di produzione, contro il 26% delle grandi imprese, così come soltanto il 6% utilizza le AI invece nella logistica, contro il 32% delle grandi imprese. Ora, questo non è un dato che deve spaventare, eh? In ogni caso sappiamo tutti che le grandi imprese dispongono magari di know-how e risorse, budget molto diversi rispetto ai nostri. Quello che conta è l'approccio, che è quello di cui parleremo proprio oggi. Occorre superare le barriere che noi abbiamo. E quali sono le barriere? Ce lo dicono sempre i dati, i vostri colleghi che hanno partecipato a un sondaggio e hanno identificato queste quattro problematiche. La prima, che è la più importante naturalmente, è l'incapacità di, diciamo, trovare dei casi d'uso delle AI all'interno delle loro aziende e soprattutto di misurare l'efficacia a livello di business. Boom, primo grandissimo problema che li immobilizza. Il secondo riguarda quello dei dati, quindi la capacità di reperire dati oppure, quando si hanno anche i dati, di usarli in un certo modo. Il terzo problema è quello delle competenze, quindi non è un argomento sul tavolo di discussione quotidiano, e ci vogliono le competenze per comprenderlo e soprattutto anche una certa analfabetizzazione relativamente agli aspetti di carattere tecnologico, quelli di cui parlavamo poco fa, che stanno sotto l'iceberg. Ok, ma vedete, Los Angeles, Miami, c'è sempre il sole, cioè oltre il buio c'è la luce, e quindi
C'è la possibilità di realizzare il potenziale dell'artificial intelligence all'interno dell'azienda, bisogna soltanto aver cura dell'approccio. Anche perché, voglio dire, se voi pensate alle vostre operation e al vostro ecosistema operativo, diciamo generalmente la statistica ci dice che stoccaggio, distribuzione e consegna sono in qualche modo delle aree in cui alta intensità di forza lavoro, alti costi ed elevata complessità giustificano in qualche modo, no, l'implementazione di questi progetti. Per cui, primo passo da fare è analizzare quelle che sono le caratteristiche delle vostre 5 aree chiave delle operation, che conoscete meglio di me, per valutare le attività necessarie in ogni fase del processo e quindi identificare le applicazioni pratiche. Vedremo concretamente che cosa si intende. Okay? Naturalmente il grado di complessità delle attività che potete intraprendere vanno oltre l'utilizzo di ChatGPT come, o della AI generativa per la gestione documentale, no? Quello forse è il tipo di intelligenza artificiale più intuitivo. Perché? Perché parliamo con l'intelligenza artificiale attraverso il linguaggio e lei ci restituisce dei contenuti che noi siamo in grado di comprendere, no? Quando analizziamo la catena del valore andiamo a parlare di previsione predittiva, costi, approvvigionamento oppure di robot collaborativi, e non dovete pensare a fantascienza quando pensate a robot collaborativi. Magazzinaggio automatizzato, ottimizzazione intelligente della rete, ottimizzazione dell'area commerciale. E vediamo subito qualche case, no? Parlando proprio di aspetti concreti. Un produttore di macchine di caffè, Veneto peraltro, con numerose linee di assemblaggio e con un elevato numero di prodotti su queste linee di assemblaggio. Ebbene, l'esigenza era quella di migliorare il controllo qualità su un numero di componenti elevati. Quindi un'attività che prima non durava pochi secondi perché era fatta manualmente, grazie all'implementazione di un sistema AI adesso viene fatta in pochi secondi, con tutta una serie di, diciamo, benefici anche legati alla tracciabilità, no, dei prodotti, quindi non solo legati a il fatto che è stato possibile attraverso delle telecamere con 68 punti di vista andare a analizzare la qualità del prodotto. Quindi parliamo di sistemi che in qualche modo generano semplificazione e una possibilità di un miglioramento continuo degli aspetti operativi dell'azienda. Questo peraltro, e questa è una cosa molto interessante, adesso lasciando stare gli aspetti veramente molto più tecnici, però questo tipo di attività è stata fatta con un modulo preaddestrato prodotto da Google. Okay? Quindi cosa vuol dire un modulo preaddestrato? Beh, voi sapete tutti che i modelli di AI devono essere addestrati in qualche modo. Voi gli date dei dati, loro, semplifichiamo, pensano e restituiscono delle informazioni o dei ragionamenti su quei dati. Ebbene, questo è un modulo preaddestrato di Google Cloud che naturalmente si personalizza rispetto al caso concreto, in questo caso a questa azienda, e quindi è anche molto facile implementare questo tipo di attività, no? E soprattutto meno costoso magari di altre soluzioni. Quindi questo per farvi capire che non vi deve spaventare. La cosa importante è sapere che bisogna farlo in quel momento, su quella linea di assemblaggio, per risolvere quel problema, cosa peraltro non banale, come vedremo. Oppure posso? Vai. Scusate, vi racconto due dettagli in più di questo caso perché secondo me è la prima cosa concreta che vediamo oggi, abbastanza interessante. I sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning sostanzialmente sono bravi a fare due cose: individuare gli errori e riconoscere i pattern. In questo caso noi stiamo utilizzando un sistema che trova gli errori, cioè quindi che fa la stessa cosa che farebbe un essere umano che deve fare il controllo qualità. L'essere umano, per necessità di tempo, nella catena di montaggio delle macchine del caffè che vediamo, normalmente controllava 10 punti, ma controllare 10 punti era troppo poco.
In questo caso l'azienda, che è un'azienda che fa delle macchine complesse, non la considereremmo una PMI, è un'azienda abbastanza consistente, aveva bisogno però di un controllo che era molto elevato e molto sofisticato. Questo è un caso fatto da un integratore tecnologico di Milano che si chiama YouWare. Hanno chiesto invece di alzare il numero dei punti a 68. In questo caso viene addestrata la macchina, quindi si fa una parte di machine learning in modo che la macchina sia in grado, senza controllo umano, di individuare se ci sono dei problemi nel processo di produzione su questi 68 punti. Ci vuole del tempo ad analizzare, a fare il controllo di qualità su 68 punti. Questo anche per cercare di... perché magari voi state pensando, sì, ma se normalmente il mio controllo di qualità gli bastano 10 punti, evidentemente il tempo impiegato dalla macchina e anche l'investimento necessario è una funzione, una correlazione diretta da quanti controlli noi vogliamo fare. Quindi in questo caso questo è un progetto relativamente sofisticato, ma i progetti diventano accessibili anche da parte di tutte le piccole aziende nel momento in cui noi limitiamo il numero di analisi a un numero di punti che sia non enorme. Ovviamente c'è un trade-off, per cui noi possiamo fare un task molto complicato se abbiamo tanto tempo a disposizione, oppure qualcosa di più semplice se abbiamo poco tempo. In progetti di questo tipo c'è sempre una parte di pensiero iniziale in cui si capisce in che modo e in che punto della fase produttiva l'automatismo ci può aiutare, ed è forse la parte più importante del processo. E poi c'è una fase di implementazione in cui si possono sviluppare dei sistemi ad hoc, o come in questo caso possiamo utilizzare dei sistemi di terze parti, in questo caso addirittura di Google, che sono, non dico precotti, ma che vengono addestrati, ci vengono forniti, diciamo, in qualche modo da un integratore tecnologico o dall'altro. Scusa Luca. No, ma è una precisazione corretta. Qui vediamo un altro ambito di applicazione della, diciamo, AI Computer Vision. Questa è un'azienda invece automotive aerospace, producono fondamentalmente le resistenze per il mondo industriale, le resistenze per i serbatoi delle macchine fondamentalmente, è uno dei big player in Italia. Rispetto al case precedente, mentre lì c'era una linea di assemblaggio molto affollata, qua invece i pezzi sono, diciamo, c'è una linea di assemblaggio con una numerosità di prodotti inferiore, ma necessita, c'è un elevato bisogno di precisione nell'analisi e nel controllo qualità dei prodotti. E quindi la soluzione che è stata implementata è simile alla precedente, quindi c'è questa parte hardware che è una scatola fondamentalmente alla fine della linea di assemblaggio con dentro le telecamere, che in qualche modo comunica con l'intelligenza artificiale e restituisce i dati in locale sulle macchine. E ancora una volta qua è molto interessante, perché praticamente, se voi vedete, se funziona il clicker, qua ci sono questi due rettangolini lì, proprio la macchina in maniera precisa deve andare a identificarli, leggere le coordinate geografiche di quei due quadratini e misurare se la resistenza può reggere un carico energetico di un certo tipo. Un'altra azienda, in questo caso stiamo parlando di un contractor internazionale, che ha un'esigenza, quella di rendere le informazioni e la conoscenza e i contatti facilmente reperibili a tutti i suoi dipendenti in tutte le sue sedi del mondo. Quindi abbiamo una complessità di condivisione della conoscenza, di condivisione delle informazioni. Mentre... E qui è entrata in gioco la intelligenza artificiale generativa. Perché? Perché ha permesso a questa azienda in qualche modo di accelerare e migliorare la ricerca in tempo reale di quelle informazioni in modo estremamente intuitivo e semplice. Perché? Perché abbiamo già detto che si dialoga con essa attraverso il linguaggio, come con gli umani. Quindi è una soluzione ricerca e conversa che offre dei benefici, direi, fondamentali. Oppure, questi sono casi concreti, no? Noi abbiamo visto di attività che vengono fatte con progetti all'interno dell'azienda. L'artificial intelligence però, come dicevamo all'inizio della nostra riflessione, possono anche essere utilizzati per sviluppare degli importanti motori di simulazione, no? Quindi che ti permettono in qualche modo di imparare a fare dei ragionamenti e a prendere delle decisioni strategiche che ti possono servire per il business. In questo caso ci sono due esempi
con i quali abbiamo collaborato con un'azienda, sviluppati in un'azienda di Milano che si chiama Vedrai, fondamentalmente, e che riguardano... Non ho capito. Ah, è sempre You Wear, ok. No, ok, va bene. In questo caso comunque l'ambito di applicazione è molto diverso, no? Qua stiamo parlando di ottimizzazione della dinamica degli acquisti, fondamentale. Quindi qui parliamo di un piccolo produttore di componenti meccanici per macchine agricole e la soluzione qual è stata? È quella di ottimizzare la gestione del magazzino per in qualche modo efficientare la disponibilità continua dei componenti critici, no? Riducendo, scusate, costi di stoccaggio e quindi anche minimizzando, no, i rischi legati alla produzione. Ecco che la soluzione è stata quella, dicevamo prima, no, simulare scenari attraverso i dati, attraverso l'AI, è stata quella di creare un processo di una mappa decisionale, ok, basata su 50 variabili associate all'acquisto di materie prime, impostando dei vincoli legati ai dati interni e esterni all'azienda che possono in qualche modo influenzare il processo d'acquisto. Simulare oltre 1 milione di scenari possibili per prevedere quali potessero essere dei casi futuri e imprevisti che consentissero all'imprenditore di prendere delle decisioni, anche con un certo grado di probabilità di realizzazione. E terzo, ultimo punto, tutto questo fruibile in una modalità estremamente semplice e intuitiva attraverso delle dashboard e dei report automatizzati. Importantissimo livello di possibilità e ambito di applicazione delle AI. Un altro, abbiamo visto la gestione degli acquisti, ma un altro ambito di intervento è la gestione dei costi in alcuni momenti e in alcune situazioni critiche. Pensiamo ad esempio a una media impresa manifatturiera che produce attrezzature industriali per il settore alimentare. Ebbene, qual è l'esigenza di questa azienda? A tratti di gestire la volatilità dei costi delle materie prime per rispondere in maniera reattiva e dinamica alla richiesta del mercato. Ebbene, ancora una volta i modelli di simulazione diciamo, sviluppati attraverso l'artificial intelligence ci possono consentire di in qualche modo mappare i processi decisionali dell'azienda rispetto all'intervento integrando i dati interni e i dati esterni. I dati interni possono essere ad esempio la domanda del prodotto o i costi di realizzazione degli ordini, quelli esterni ad esempio il prezzo delle materie prime o il livello critico di scorte. Quindi simulare in seguito a questi dati naturalmente quali potessero essere gli scenari in base alle fluttuazioni economiche di determinati periodi storici anche e identificare una cosa che serve per capire quando devo produrre un prodotto, il valore del rischio è pianificarlo, no? Perché molto spesso ci troviamo a abbiamo a che fare con diciamo componenti che devono essere consegnate a un determinato prezzo e molto spesso dobbiamo decidere in base al costo anche del fornitore e al tempo che ci mette a fornirci i componenti che ci servono per produrre le nostre macchine, qual è il migliore. Ebbene, questi sistemi ci aiutano a prendere le decisioni giuste in tal senso. È sempre una questione di dati, questo non so se l'avete capito, spero che sia uno dei 3 punti che poi vi svelerò alla fine della presentazione, che vi sia molto chiaro, anche perché questi dati, ancora una volta, servono per dar da mangiare, nutrire gli algoritmi che poi sono in grado di predire, ottimizzare, suggerire, controllare, aggiustare quello che noi abbiamo bisogno che avvenga. Naturalmente non stiamo parlando soltanto di dati che arrivano dagli asset aziendali, dai dati di utilizzo dei macchinari, dei sistemi, dai dati storici, ma anche dai dati esterni. Perché se producete acciaio avrete un consumo di energia di un certo tipo che varia in base anche ai momenti dell'anno. Poi vedremo anche il caso studio. Qui c'è un concetto fondamentale. E qua la presentazione e il viaggio sotto l'iceberg inizia a diventare un viaggio che vi deve trasmettere, vi deve far apprendere le informazioni e l'approccio che è utile per sviluppare e per implementare le AI all'interno delle vostre aziende. Il primo punto fondamentale è quello di comprendere l'intensità
dei dati all'interno delle vostre diciamo diverse aree aziendali o settori delle operations. Perché? Perché la intensità dei dati misura il volume, la velocità e l'utilità dei dati rispetto a le vostre funzioni operative. Il che cosa equivale a dire fondamentalmente? Che laddove l'intensità dei dati all'interno di un settore e di un'area delle vostre operation è molto alta, è lì che forse dovete investire. E i fattori, in qualche modo, per identificare e misurare l'intensità dei dati sono questi quattro, indicativamente, semplificando. È un tema di costi, quindi dovete identificare quali sono i costi operativi, naturalmente come percentuale del fatturato totale. Dovete identificare la percentuale di impiegati, di risorse umane, versus quel task o quella sezione del processo. Dovete misurare, capire, comprendere la complessità e la varietà dei servizi e dei processi produttivi che avete in una determinata area, scusate, e naturalmente anche l'ampiezza e la diversità dell'ecosistema esterno, no? A seconda di quanto sia intenso l'uso che fate di distributori, fornitori o come dire di stakeholder esterni all'azienda. Questi quattro punti sono quelli che dovete misurare per capire l'intensità del dato nelle vostre aree di operations. Ok, ma una volta che voi avete misurato l'intensità del dato, a cosa vi serve l'intensità del dato? L'intensità del dato vi serve per capire dove prioritizzare i vostri sforzi e quindi dove far convogliare gli investimenti per lo sviluppo dei vostri progetti. E per farlo si utilizza uno strumento che è una modalità, un framework che è un po' simile al radar, no? Avete presente, no? Tornando alla metafora della nostra nave. Il radar cosa ti dice? Ti dice mappa fondamentalmente le iniziative dei AI all'interno di un'organizzazione in base all'intensità dei dati all'interno delle varie operation, in modo tale da dirci dove forse qual è il primo step per l'implementazione di un progetto. Questo è un esempio. Il radar è fatto da quattro dimensioni diverse: intensità legata alle operazioni, intensità legata alla parte amministrativa, intensità legata al rischio e intensità legata all'interazione col cliente. Okay? Naturalmente ci sono 12 vettori che definiscono le dimensioni. In una scala da 1 a 10, una volta che facciamo i calcoli, e non è molto complesso, ovviamente qua stiamo semplificando, no? Però questo è uno strumento che ti dà una fotografia di dove è giusto intervenire. Per cui, per essere un pochino più concreti, laddove l'intensità dei dati è elevata per quanto riguarda, no, le attività con l'esterno, col cliente, probabilmente l'AI può aiutarvi a personalizzare le vostre esperienze con l'esterno, oppure a ottimizzare le vostre strategie di vendita, o perché no, anche migliorare il servizio clienti, al di là che voi siate B2B o B2C. Laddove avrete un'alta intensità, invece, a livello di operations, dalla produzione alla logistica, con tutto quello che ci passa in mezzo, naturalmente, se l'intensità dei dati è alta, vuol dire che con l'AI potete razionalizzare le vostre operation, aumentare l'efficienza e quindi, sì, fare manutenzione predittiva, ottimizzare la supply chain o fare il controllo di qualità automatizzato che abbiamo visto negli esempi poco fa. Eravamo in questa parte qua, lì c'era data intensity molto alta. Ancora una volta, attività amministrative, automatizzare dei compiti routinari, migliorare i processi decisionali, vedremo anche come potete migliorare i processi decisionali oltre agli esempi che vi abbiamo fatto. E quando invece l'intensità dei dati è alta nell'area di rischio, naturalmente pensate anche alla possibilità di, ad esempio, predire il rilevamento delle frodi, ovviamente nel caso di attività finanziaria o altro. Questo è un esempio molto chiaro, no? Per farvi poi capire nel concreto cosa ha fatto DHL. Ovviamente dov'è la data intensity alta di DHL? È nella fase di operation.
Ancona e anche però nella fase di, diciamo, amministrativa, perché, perché comunque ovviamente DHL è un'azienda di spedizioni e di logistica a livello globale, quindi le sue operation non sono complesse soltanto per la moltitudine di attività da fare, ma anche per il numero di persone che naturalmente richiedono. Quindi dopo diverse misurazioni che, se ricordate bene, riguardano questi quattro punti principali: rete, costi, prodotti, processi e risorse, DHL in qualche modo ha implementato sistemi di robotica, di visione artificiale. La visione artificiale in parte è quella che avete visto nell'esempio poco fa, che era forse un po' più piccolo e più esplicativo. Oppure interfacce per conversare con i clienti e per supportarli al meglio, oppure anche l'utilizzo di veicoli anonimo. Tutto questo per far cosa? Ottimizzare le operation. E quindi ottimizzare l'automazione dei magazzini, i sistemi di consegna e naturalmente potenziare l'efficacia delle operazioni logistiche. Voi direte, vabbè, ma DHL è enorme. Però veramente oggi gli esempi vanno bene, i casi concreti vanno bene, però dovete portarvi a casa oggi, oltre all'importanza del dato, anche il pensiero che sta dietro a un tipo di progetto, sia che venga fatto per una grande azienda o per una piccola azienda. Quindi abbiamo visto qual è l'intensità del dato, abbiamo mappato le aree aziendali per capire dove l'intensità dei dati è alta e quindi dove l'AI può esserci utile per prioritizzare le nostre iniziative. Adesso forse è la parte più, come dire, divertente, no? Ovvero, grazie all'AI possiamo anche provare a trasformare il nostro modello di business, oppure a migliorare l'esperienza dei clienti o ancora ottimizzare le loro operation, e potremo andare avanti all'infinito, no? E per fare questo esiste un processo, un'architettura di pensiero per riuscire a realizzarlo. Quindi, come dicevo poco fa, l'importante è pianificare strategicamente il business case, identificare il caso d'uso, l'approccio di modellazione del modello, quindi quale modello di AI utilizziamo, la formazione delle persone e naturalmente il valore di business che questo modello ha. Adesso li vediamo. Però è fondamentale. E naturalmente non potrete fare tutto da soli, no? Nel senso che, voglio dire, non siamo tutti esperti IT, non siamo tutti data scientist, ok? Quindi, naturalmente, questo tipo di progetti, che l'azienda sia piccola o grande, devono essere fatti di concerto con, diciamo, le prime linee dell'azienda, no? Quindi, una volta che c'è una visione strategica, una strategia, bisogna collaborare per portarla a termine. Per cui, questo processo, questo framework strategico, è composto da 7, se vedete, fasi. Dalla definizione del problema alla proposta di valore. Ora, se siete d'accordo, le vediamo tutte e le vediamo applicate a 3 contesti diversi. Siete d'accordo? Ci siete ancora? Quindi, primo punto. Qual è il nostro problema di business? Qual è la sfida che intendiamo affrontare? E perché l'intelligenza artificiale ce la può risolvere? Prima domanda da porsi. Quali benefici economici, naturalmente, vogliamo ottenere dall'implementazione di un'iniziativa AI? Qual è l'obiettivo principale del sistema scelto e, in qualche modo, quali sono i dati che utilizzeremo per farlo funzionare? Quale tecnologia di machine learning e quale algoritmo è più adatto utilizzare per quel modello e per quel tipo di bisogno? È meno complesso di quanto sembra, poi lo vedremo nel caso concreto. Quanto tempo ci vuole per perfezionare il modello? Per dargli, diciamo, il nutrimento, perché lui ti restituisca delle informazioni che sono estremamente personalizzate sulla vostra realtà e sulle vostre esigenze, e soprattutto che ripercussioni ha questo sull'esperienza che il cliente avrà
con noi grazie a quello che andiamo a sviluppare. Tutto questo ha chiaramente un substrato trasversale a tutti questi pensieri, a queste riflessioni, che non riguarda nient'altro che la strategia dei dati, no? Che vogliamo utilizzare, per cui quali dati vogliamo utilizzare, da quali fonti e come saranno trattati, puliti, archiviati, normalizzati. Questa è la Bibbia, fondamentalmente. E vediamo degli esempi molto concreti. Quindi, abbiamo un'acciaieria che fonde acciaio. Giusto, soltanto in questo caso vi ho messo il tipo di AI utilizzata, perché non volevo entrare troppo in tecnicismi, però volevo in qualche modo solleticarvi un po' la curiosità. Poi magari avrete tempo di approfondire da soli. In questo caso, che cosa deve fare questa acciaieria? Deve migliorare le previsioni di consumo di energia e ottimizzare i suoi processi. Boom. Questo è l'obiettivo molto semplice. Quindi, che tipo di modello e di algoritmo AI ha utilizzato? Ne ha utilizzati due. Uno si chiama regressione, che è un algoritmo che lavora sui dati, diciamo, storici per predire dei comportamenti futuri. E l'altro invece si chiama clustering, in qualche modo, e raggruppa invece dei dati simili per identificare poi dei, come dire, pattern, non saprei come tradurlo in inglese onestamente, comuni, ok? Quindi questi modelli addestrati, aggiornati, hanno migliorato l'efficienza e hanno ridotto i costi operativi. Ma torniamo al nostro modello, no? Abbiamo detto che la prima domanda da farsi è identificare qual è il nostro problema e eventualmente la sfida e l'opportunità. In questo caso, diciamo, il problema di questa azienda era quello di prevedere il consumo orario di energia per la fusione dei lotti di acciaio. E quindi è stato creato un progetto AI based che è stato chiamato il mulino intelligente, ovvero un sistema che rileva, apprende e ottimizza continuamente i processi, ottimizzando e migliorando i profitti orari, allo stesso modo garantendo all'azienda una produzione tale da soddisfare la domanda in maniera estremamente efficace e nei tempi prevedibili. Guarda anche ottimizzando naturalmente il costo dell'energia, il consumo di energia. È chiaro il business problem? Quindi, e qua è anche un aspetto di cui parlavamo poco fa, di cui discutevamo, no? L'approccio e gli strumenti di cui abbiamo parlato poco fa, dall'intensità del dato alla matrice, al radar, voi dite sì, vabbè, ma andiamo al sodo. No, perché riflettendo su tutti quegli aspetti che abbiamo detto poco fa, voi potete anche scoprire delle opportunità nascoste. Vi potete accorgere di situazioni di cui non eravate a conoscenza, che in realtà potete in qualche modo migliorare o efficientare grazie alle AI. Ed è questo il caso, no? Perché? Perché l'esigenza di risparmio di consumo energetico e miglioramento del profitto è diventata la possibilità di fare trading di energia e di quindi di guadagnare. È diventata una fonte di revenue per l'acciaieria. Quindi è anche questo un aspetto molto interessante. La funzione obiettivo, abbiamo detto, ricordate, no? Qual è l'obiettivo principale rispetto a prevedere il consumo di energia per ogni lotto di produzione, calcolare la durata di ciascun lotto e profilare il consumo energetico nel tempo per ogni lotto. Perché? Perché in tal modo l'algoritmo genera dei profili energetici orari che poi possono essere utilizzati e applicati ai cicli di produzione dei lotti successivi, nei giorni successivi a quando il calcolo è stato fatto, con una determinata, naturalmente, tempistica. Abbiamo già parlato delle tecniche utilizzate per raggiungere gli obiettivi di qui sopra, la regressione e il clustering. Qua si tratta di dati storici, e io quello che farei, fossi in voi, è iniziare a riflettere su quali tipi di dati avete a disposizione comunque oggi, no? Qual è la complessità, qual è la pulizia dei dati che avete, perché poi quelli vanno messi all'interno dell'algoritmo. Il modello è stato addestrato in questo caso per 8 mesi e testato con 1 mese di dati. Quindi, a parte situazioni semplici, mi verrebbe da dire, dove già per n motivi avete delle idee chiare,
Lo capite che questo è un processo, no? Cioè non è che si compra la soluzione di AI o si sviluppa la soluzione di AI. Perché? Perché ci sono dei tempi tecnici non solo per pensare cosa fare, ma anche per addestrare e misurare i risultati che poi queste attività, queste applicazioni hanno. Infatti, in questo caso, il modello produceva delle previsioni di consumo che venivano aggiornate ogni 15 minuti usando l'ultimo programma di produzione. E questi modelli vengono calibrati in questo caso trimestralmente, quindi c'è per integrare le nuove informazioni dell'acciaieria oppure nel caso in cui di sviluppo di nuovi prodotti, no? Perché non sempre anche la linea di produzione è la stessa, ma vedremo poi che l'AI può aiutare anche a definire il giusto mix di prodotti partendo dalla materia prima. Quindi c'è un tema anche di training di questi sistemi, no? Fisiologico, mi verrebbe anche da dire. Ne abbiamo già parlato poco fa, all'inizio di questo case, quindi che l'opportunità nascosta è diventata visibile in superficie, che era quella appunto di diventare un trading di energia, per cui il sistema che è stato creato agisce come un hub centrale fondamentalmente, che elabora tutte le informazioni, il consumo energetico e la quantità di energia ottimale da rimettere nella rete in base all'intensità della produzione, della quantità di prodotto e la richiesta, diciamo, di prodotto. Ora, da dove arrivano i dati? In questo caso i dati arrivano sia dall'azienda, quindi dai sistemi proprietari, dagli asset dell'azienda, in alcuni casi sono gli impianti, come qui in questo caso c'erano 50.000 sensori installati nell'impianto, stiamo parlando di un'acciaieria, ma anche i dati operativi, la tipologia di acciaio, le formule di riciclo del rottame, le variazioni di temperatura, i dettagli sui turni di lavoro e sulle sequenze di riscaldamento dei forni. Ogni 15 minuti questi dati vengono aggiornati in questo sistema. Non solo, però, ci sono i dati anche esterni, quelli che non provengono dalla vostra azienda, no? E in questo caso quelli secondari sono ad esempio i dati meteorologici, no? Che forniti giornalmente da un'istituzione terza, naturalmente, all'acciaieria, che servono per ricalibrare i calcoli in base anche ai periodi dell'anno o ai consumi di energia in generale all'interno di una determinata area, di un determinato contesto. Quindi, non dovete leggerla, però questa slide vi fa solo vedere la fotografia, no? Noi in sette fasi abbiamo identificato un'iniziativa, un caso d'uso. Quindi l'esercizio che potreste fare è quello di utilizzare questo framework e rispondere a diverse domande per capire dove e come potreste in qualche modo implementare una soluzione AI. Questo framework più o meno è stato sviluppato per le attività un pochino più complesse, magari legate a degli algoritmi più complessi. La stessa logica può essere applicata all'utilizzo dell'AI generativa invece. Quindi, ancora una volta, ci troviamo di fronte a tre macro attività da sviluppare, quindi definire il problema, progettarlo e svilupparlo, con delle differenze però in questo caso. Ovviamente tutta la parte azzurra riguarda sempre qual è il mio problema, qual è la sfida che io posso in qualche modo, qual è l'opportunità che posso cogliere e qual è il valore generato per l'azienda. Il secondo punto è un pochino più, se volete, diverso rispetto al precedente, no? Perché si tratta di, qua abbiamo identificato che il modello è la generative AI, che poi sia ChatGPT o un altro modello, non importa. Quello che però è necessario fare è un proof of concept, quindi bisogna andare a identificare, a determinare un caso d'uso e costruire un prototipo che risolve quel problema o che vi permette di cogliere una determinata opportunità. Un prototipo che testate per poi, diciamo, scalarlo sull'intera azienda, sia in termini di risorse che lo utilizzano o di aree o operation diverse. Quindi già qua c'è un dato, occorre tempo, ok? E poi naturalmente, altra cosa importante, signori, è la questione della gestione del cambiamento e della mitigazione del rischio. Ora, cosa vuol dire la gestione del cambiamento? Vuol dire che
le persone poi devono utilizzare questi strumenti, no? E per utilizzarli, uno, non devono avere paura che li sostituisca, due, in qualche modo devono trarre il massimo del valore, anche perché, genericamente parlando, l'intelligenza artificiale, gli inglesi, quelli bravi, dicono che è un sistema per fare augmentation, no? dell'uomo, cioè per aiutare l'uomo a funzionare meglio, non per sostituire l'uomo, è chiaro il concetto? Però ovviamente serve training e una serie di attività che vedremo. E poi soprattutto bisogna mitigare il rischio, perché? Perché non solo per un tema di privacy, dati e utilizzo dei dati, ma anche per un tema di attori coinvolti, no? All'interno di questo contesto, che spesso magari non stanno in azienda. Infatti ne parlavamo poco fa anche con Nicola e Filippo, uno dei temi che spesso spaventa gli imprenditori è: mamma mia, adesso c'è un livello di complessità, di articolazione tale per cui io mi devo trovare a avere a che fare con 100 entità, con molte entità diverse. In realtà il tema dell'orchestrazione è un tema importante, ma può essere risolto, okay? Avendo intorno al tavolo le giuste competenze. Ma prima bisogna avere la visione, ricordatevelo, nessuno ve la darà, siete voi che la dovete sviluppare. Quindi, giusto Ale? Sei d'accordo? Che ore sono? Sto andando lungo? Ok. Vediamo un produttore di oliva, che cosa ha fatto. Naturalmente è un'azienda che produce una grossa quantità di prodotto, olio di oliva, che poi può essere utilizzato per fare l'olio extravergine e altri tipi di oli, e soprattutto anche magari derivati, no? Come prodotti per la cosmesi e quant'altro. Quindi, qual era l'opportunità da cogliere? Ma possiamo utilizzare l'AI per scegliere il corretto mix di prodotti, no? Che dobbiamo produrre, in modo tale che riusciamo a ottimizzare il profitto complessivo? Come no, nelle raffinerie di petrolio, questa è un pochino la metafora, bisogna in qualche modo scegliere quali prodotti derivati vendere per ottenere il massimo profitto, stessa cosa era la sfida che voleva cogliere il produttore di olio. Soprattutto poi è possibile grazie all'AI gestire i fattori dinamici, no? Sappiamo tutti che i margini spesso che noi abbiamo sono influenzati da variabili come i mercati ai quali ci rivolgiamo, i dazi, le tasse e perché no anche i costi logistici, tutte cose che in qualche modo possono cambiare veramente in maniera repentina. Quindi le cose, diciamo così, da fare, il job to be done, dicono gli inglesi, io l'ho tradotto come cose da fare, è molto più diretto, è quello di pianificare l'approvvigionamento e la logistica, quindi gestire le risorse, ridurre i costi, ottimizzare l'utilizzo delle capacità produttive per massimizzare i profitti in base al mix di prodotti e allineare la produzione alle dinamiche di mercato. Tutte cose che voi dite business as usual, sì, però qual è la differenza? Che l'AI vi può aiutare a in qualche modo incrociare dati complessi e articolati, riducendo i vostri tempi di pensiero strategico e di applicazione delle vostre soluzioni. Quindi l'obiettivo finale, diciamo, è quello di ottenere dei margini e dei piccoli miglioramenti anche di 1,5 euro per tonnellata, che in qualche modo alla fine dell'anno potevano generare un aumento di profitto. Ok, quali sono i dati fondamentalmente quindi, no? Arriviamo a, come al solito, andare a capire bene. Abbiamo capito questo soggetto ha fame, vuole mangiare, e se noi lo nutriamo bene ci può aiutare e diventa il nostro migliore amico. Come lo nutriamo? Beh, con chiaramente i dati storici sui prezzi e i margini dei prodotti in vari scenari, che in teoria noi dovremmo avere, e naturalmente addestrando le AI anche con esperti esterni, magari al vostro contesto, al vostro business, no? Che vi possono dare dei dati e delle raccomandazioni molto più eterogenee, no? E complesse delle vostre. Ok. Arriviamo alla prototipazione. Voi usate ChatGPT? Alzi la mano chiusa ChatGPT, veramente? Quindi se io dico prompt, capite cos'è un prompt? Ok, tu usi ChatGPT, spiega che cos'è un prompt a quelli che non la usano. È un comando che io
do a ChatGPT per ricevere una risposta. Ok, quindi abbiamo detto che l'intelligenza generativa si utilizza facendo le domande, ottenendo delle risposte, come se parlereste con un vostro amico, un vostro collega. Ok, ma non è che prendi quella cosa lì e la metti nella tua azienda per fare tutte le cose di cui dicevamo poco fa, no? Quindi ci vuole del tempo per andare a definire con il vostro team quali sono queste domande che io posso fare, come le devo fare, che limiti deve avere il sistema nel darmi delle risposte. Ad esempio, io mi costruisco, ho ChatGPT e ho 50 modelli di GPT personalizzati, con una variabile però che li accomuna tutti, che tutte le volte che gli faccio una domanda lui mi deve sempre mettere in crisi nella risposta. Sapete, a volte molto ti dice, ah, ciao, grazie caro, no? Ti dice, ecco la risposta. In realtà io voglio che lui, in base a una serie di situazioni, mi metta in difficoltà, no? Mi sfidi tutte le volte. Quello è un modo semplice per dirvi che ho imposto un limite alla macchina. E questa è una cosa che bisogna fare anche qua. Ma com'è che lo fate? Non è che decide il capo. Fate dei workshop col vostro personale, dei meeting, in maniera collaborativa, definite qual è il modello di funzionamento. Un progetto pilota qua può durare dai 40 a 60 giorni, abbiamo diverse fasi, raccolta, configurazione dei dati, addestramento, con feedback continuo, perché poi bisogna controllarle anche le risposte che dà e quindi correggerlo in modo tale che lui impari un colpo di qui e un colpo di là e valutazione dei risultati e adattamento del modello, magari, come dicevamo poco fa, in scala più allargata, se ne avete bisogno. Quindi dovete pensare prima a qual è il vostro obiettivo, dovete immaginare qual è il valore che ne ricavate, dovete identificare come deve essere usato e in che modo lui deve rispondere ai vostri input e naturalmente poi testarlo e misurarlo. Banalmente, uno dei KPI per capire se il modello funziona bene non è soltanto, non sono soltanto numeri percentuali, ma anche il grado di utilità che le persone, le risorse della vostra azienda che lo utilizzano, traggono dall'utilizzo di questo sistema, le nuove opportunità di profitto che genera e naturalmente anche la verificabilità delle informazioni, perché sapete tutti che a volte hanno le allucinazioni. Ancora una volta, quello che dicevamo poco fa, una volta che avete il modello, il prototipo, e avete identificato una serie di, come dire, variabili e di sistemi, bisogna naturalmente insegnare alle persone come usarlo e creare anche un sistema, no, di feedback. Perché? Perché i feedback servono per addestrare nel tempo la macchina, il modello in maniera sempre più, diciamo, precisa. E naturalmente ne abbiamo parlato anche precedentemente, un occhio ai dati e soprattutto a quelli sensibili. Quindi c'è anche un tema di diciamo IT da affrontare a livello aziendale. Basta avere intorno al tavolo chi se ne occupa, non dovete saperlo necessariamente voi. E arriviamo all'ultimo case, fondamentalmente, perché abbiamo parlato di prodotti, no? Manifattura. Ma, cioè, i piccoli e medi imprenditori hanno anche delle aziende che erogano dei servizi, no? Quindi non è solo un tema di operations, mettiamola così, da un certo punto di vista. Ebbene, immaginate quindi un consulente del lavoro che si trova a dover gestire quotidianamente delle situazioni molto complesse, dalle analisi dettagliate e personalizzate alle raccomandazioni personalizzate che deve erogare su molteplici contesti, normative, sentenze, e naturalmente ovviamente dispone di banche dati per fare queste ricerche, ma ci mette del tempo, no? Quindi in qualche modo, in base alle esigenze degli utenti finali, che sono la personalizzazione delle raccomandazioni, la tempistica, ok, con quale queste raccomandazioni vengono erogate, o la necessità di magari ricevere anche, come dire, dei consigli in merito a
modi nuovi e inediti di affrontare i problemi, ma soprattutto anche, diciamo, un risparmio di costi legali, no? Perché molto spesso riuscendo a intrecciare dati diversi che provengono da fonti eterogenee è possibile anche in qualche modo risparmiare costi di professionisti esterni. Ebbene, se l'opportunità è rappresentata da queste esigenze, naturalmente la generative AI può aiutarvi a non solo automatizzare e velocizzare la ricerca, perché può essere connessa ai vostri sistemi, diciamo così, legacy, ai vostri sistemi già esistenti all'interno dell'azienda, e quindi migliorare la vostra efficienza nella ricerca, ma può anche, diciamo, in qualche modo comprendere e analizzare questi dati in base ai vostri input in una maniera diversa. Quindi magari restituendovi delle raccomandazioni che poi voi interpretate, personalizzate, in questo modo, diciamo, riducendo tempistiche e costi. Quindi il valore per l'azienda è la riduzione dei costi legali, aumento della reputazione naturalmente, perché fate il vostro lavoro meglio in maniera diversa, e naturalmente un aumento della produttività. Per il cliente, sicurezza, fiducia e naturalmente riduzione dei rischi. Quindi, parlando di come gestire, no, i dati e il modello, in questo caso legato a questo esempio, naturalmente bisogna raccogliere i dati che sono quelli storici sui contenziosi, sui contratti stipulati anche in passato, no? Sui registri delle comunicazioni, pulire i dati, uniformare i dati affinché li possa leggere correttamente, anonimizzarli in qualche caso, no? Parlando di gestione dei rischi legati ai dati, e naturalmente delle procedure per mantenere questi dati sempre aggiornati, anche le nuove normative, le nuove sentenze. E poi c'è la parte di configurazione, no? Del modello, di addestramento, di validazione, come dicevamo poco fa, e di manutenzione. Ancora una volta, molto importante, sviluppare una modalità collaborativa per il processo di prompting, per l'ingegnerizzazione della fase di prompting e naturalmente l'aggiunta di limiti al modello, come dicevamo poco fa, rispetto, non so, alle normative, no? Quindi mi voglio assicurare che tu vada a vedere normative soltanto che rispondono agli ultimi 5 anni, vi faccio un esempio. Questo è un esempio. E poi naturalmente anche questo vi permette, è un esempio anche più semplice che vi può far capire che ci sono soluzioni meno complesse. Comunque, voglio dire, ChatGPT è una tecnologia abilitata di uso pubblico che vi può aiutare nello sviluppare questo progetto integrandola rapidamente con le vostre banche dati. Non va più. Ok, naturalmente c'è sempre il tema del testing e dello scalabilità di queste soluzioni, per cui occorre naturalmente testare il prototipo su un campione che possa essere il più rappresentativo possibile, monitorare le metriche chiave, che in questo caso possono essere l'accuratezza delle risposte o il feedback dei clienti, e naturalmente comprendere quanto gli utenti la utilizzano e quanto sono comprensibili e verificabili le raccomandazioni fornite dalle AI. Ancora una volta, gestione del cambiamento. Scusate, sono un po' ripetitivo, ma in modo tale che queste informazioni vi entrino bene nel vostro approccio mentale allo sviluppo di questi progetti, fino ad arrivare chiaramente al coinvolgimento magari di HR, legal e personale, che fin dall'inizio, no, del processo di modellazione, di training del modello possono, diciamo, in qualche modo identificare dei punti deboli o delle opportunità, e una conformità in questo caso naturalmente al GDPR o altre normative legate alla sicurezza dei dati. Questo è tutto per ora. Lascio la parola al mio collega che vi parlerà di cose più divertenti. Mi dai anche il joystick?
Ciao a tutti, grazie per essere qui. Io mi chiamo Alessandro Mininno, faccio il piccolo imprenditore di provincia, ho un'agenzia di comunicazione da una settantina di persone. Andrò al triplo della velocità perché ci rimane solo una mezz'oretta, magari così abbiamo anche qualche minuto per le domande. Ragioniamo insieme, abbiamo parlato della, diciamo, della meccanizzazione, soprattutto del lavoro manuale. No, sul lavoro cognitivo vanno via tutti, sono tristi. Va bene, sono in lacrime. Parliamo della meccanizzazione del lavoro cognitivo. Se noi avessimo fatto questa conversazione 20 anni fa e vi avessi detto ma chi guida il camion sta facendo un lavoro manuale o cognitivo, la maggior parte di voi mi avrebbero risposto manuale, per il modo in cui si concepiva il lavoro 20 anni fa. In realtà quello che sta succedendo e quello che abbiamo capito è che la soglia tra lavoro manuale e lavoro cognitivo si sta spostando sempre di più verso il lavoro cognitivo. Guidare il camion oggi è considerato un lavoro sociale. E lo sa benissimo Elon Musk, che sta facendo una fatica pazzesca a costruire delle macchine a guida autonoma. Quando voi guidate un veicolo, in realtà il vostro lavoro è reagire alle persone che ci sono attorno a voi. Rendere automatico il lavoro sociale e il lavoro cognitivo, in alcuni casi può essere molto difficile. Vi parlo di questo perché oggi, appunto, io mi occupo di advertising. Il mio lavoro, il lavoro dei pubblicitari, è il lavoro che per primo ha ricevuto in faccia lo tsunami da parte dell'intelligenza artificiale. Gran parte del nostro lavoro sta diventando automatizzabile. Quindi quello che io sto facendo, soprattutto perché l'impatto è fortissimo sulla mia azienda, io ho un'azienda piccola, se metà del lavoro che facciamo noi è automatizzabile, io sarò costretto a licenziare metà dei miei colleghi e a mandarli a spasso e utilizzare soltanto metà della forza lavoro. È qualcosa che avrà un impatto molto molto importante a livello sociale sulle persone che ci circondano, quindi vale la pena ragionarci. Per capire come funziona dobbiamo chiederci come impara un algoritmo di machine learning, come impara un sistema. Ecco, noi utilizziamo il termine intelligenza artificiale, che è un ombrello molto ampio, che ricomprende tutte le tecnologie che Luca vi ha fatto vedere sotto l'iceberg. Una delle tante tecnologie sono i sistemi generativi, i ChatGPT che voi utilizzate, i Midjourney, i DALL-E, che quando scrivete un prompt riescono a generare tanta roba, riescono a generare una frase, riescono a generare un'immagine. Come fa Midjourney, come fa DALL-E a imparare come è fatto un gatto per produrre l'immagine di un gatto? È importante capirlo perché è lo stesso sistema che impara come sono fatti i prezzi dell'acciaio per prevedere come sarà il prezzo dell'acciaio la settimana prossima e dirvi quando scommettere, quando entrare nel mercato dell'acciaio e comprare 10 tonnellate di acciaio in modo da spendere di meno, o la stessa cosa sul mercato della carta. Sostanzialmente noi diamo in pasto degli input a una rete neurale, quindi a un computer che è modellato su come funziona il nostro cervello, quindi le macchine imparano da noi e non viceversa, gli diamo degli input e nel caso delle reti che generano immagini, quegli input non sono neanche immagini. Midjourney impara da un database che si chiama Lion, che è il più grande database di metadati sulle immagini. Quindi impara da immagini che non ha mai visto, impara dalla descrizione delle immagini. Leggendo le descrizioni di un gatto, impara come deve essere fatto un gatto e genera una rete di punti. Quindi l'output, le palline rosa, sono dei punti che vengono generati e vengono confrontati con gli input, fino a quando la macchina, per algoritmi, per generazioni successive, non riesce a indovinare come è fatto un gatto. Se noi le facciamo imparare come è fatto un gatto e poi come è fatto un albero, la macchina può provare a indovinare come è fatto un gatto a forma di albero. È importante capire come funziona la rete, perché la rete non è intelligente come noi definiremmo intelligente una persona, o non è creativa come definiremmo creativo un pubblicitario milanese. È tutt'altro, la macchina è statistica, indovina delle cose in base a uno storico di dati. Ed è importante anche perché le metafore che noi utilizziamo per definire queste macchine impattano sul modo in cui noi percepiamo il mondo. Se noi diciamo intelligenza artificiale, ci immaginiamo una macchina che poi diventa intelligente, le spuntano le gambe, imbraccia un mitra e ci ammazza, come abbiamo tutti imparato da Terminator o da Robocop. I titoli di giornale che dicono quanti posti di lavoro ruberà l'intelligenza artificiale derivano da questa metafora, che è la metafora che abbiamo ereditato dalla fantascienza cyberpunk degli anni 90, William Gibson e quella roba lì. In realtà, se noi cambiamo le metafore, possiamo rendere meno offensive le macchine, possiamo capirle meglio, possiamo capire come spiegarle ai nostri collaboratori e come usarle meglio. Se noi utilizziamo la macchina, la metafora del pappagallo stocastico, al di là del fatto che dire stocastico fa sempre ridere, no, voi no,
Il pappagallo stocastico è la macchina che impara da una mole di dati e riesce a indovinare la risposta usando molto bene la statistica. È molto meno offensivo di Terminator. Tra le metafore che ho trovato, la mia metafora preferita è quella introdotta da un ricercatore italiano che si chiama Matteo Pasquinelli, che lavora in Germania al Max Planck Institute, e lui usa la metafora dell'ingranditore per la conoscenza. Esattamente come il microscopio ci ha permesso nel 1600 di vedere, dove c'era prima solo una pallina di polvere, di vedere dei batteri e quindi di conseguenza sviluppare delle medicine antibatteriche, nello stesso modo in cui il telescopio, dove prima c'era soltanto uno spazio nero, ci permette di vedere le stelle e ci ha fatto capire come inventare il viaggio spaziale, il nooscopio, che è l'ingranditore per la conoscenza, l'intelligenza artificiale, dove c'è una massa incomprensibile di dati, ci permette di trovare delle informazioni, cioè dei dati strutturati che ci danno delle indicazioni. Si ricollega all'intensità del dato di cui parlavamo prima. I dati che voi già oggi avete in ufficio, se ce li avete, i dati del vostro SAP, i dati del vostro gestionale, i dati storici degli acquisti o delle vendite, vi possono permettere, se utilizzate la lente di ingrandimento giusta, di capire delle cose. Magari di percepire una stagionalità dei prezzi dove non percepivate una stagionalità dei prezzi. Magari di capire dove ci sono dei margini di miglioramento della redditività. Leibniz, 1600, dice: il genere umano avrà degli strumenti che, nello stesso modo in cui gli strumenti ottici potenziano l'occhio e potenzieranno il cervello. Sostanzialmente 400 anni fa stava parlando dell'intelligenza artificiale. Da qui cerchiamo di capire quali sono i problemi che l'intelligenza artificiale può risolvere e quali fa più fatica a risolvere. Quando voi dovete lavorare di ricerca e sviluppo, quando voi dovete trovare delle soluzioni nuove, probabilmente state utilizzando un processo che è il processo che noi pubblicitari chiamiamo creatività. Dobbiamo chiederci effettivamente se l'intelligenza artificiale può sostituire il vostro dipartimento ricerca e sviluppo, in che modo, o in che modo può sostituire la vostra agenzia pubblicitaria. Vi farò degli esempi che vengono dal mio mondo, dal mondo dei pubblicitari, semplicemente perché sono gli esempi che conosco meglio. E semplicemente perché sul lavoro cognitivo e digitale queste trasformazioni sono arrivate 4-5 anni fa, quindi sostanzialmente sono cose che noi stiamo già digerendo. Quindi se noi pensiamo a intelligenza artificiale e creatività, la prima cosa che dobbiamo chiederci è cos'è la creatività, e qui ci viene in aiuto la noiosa legge dei brevetti, che in Italia è una legge che esiste dal 42. È creativo per il vostro avvocato di intellectual property che riesce a trovare una soluzione nuova a un problema empirico. Mi sto annoiando da solo. L'intelligenza artificiale riesce, sempre il pappagallo stocastico, vi saluto un casino. L'intelligenza artificiale davvero riesce a trovare delle soluzioni creative. Qui è interessante perché quando AlphaGo, che è il software che ha battuto il campione mondiale di Go, un gioco simile agli scacchi, quando il sistema ha battuto l'umano, chi stava facendo la cronaca ha detto: la mossa 27 con cui il computer ha vinto è una mossa terribilmente stupida. Il computer sta per perdere, perderà certamente. In realtà il computer ha vinto. Ha trovato una soluzione nuova in una partita che nessun umano avrebbe mai trovato. Ma semplicemente il computer stava analizzando 5 miliardi di mosse nelle prossime 5 mosse. Quindi stava semplicemente riuscendo a ottimizzare il processo all'interno di un database di mosse estremamente ampio, qualcosa che nessun umano sarebbe mai riuscito a fare. Perché vi racconto questa storiella? Perché questa storiella è interessante. Perché intanto noi utilizziamo i giochi per capire cos'è intelligenza e cosa no, cos'è creatività e cosa no. E ogni volta che l'AI batte un umano a un gioco, noi ridefiniamo il livello di creatività umana. È ovvio che quando il computer vince noi diciamo: ma no, non era vera intelligenza quella, non era vera creatività quella, siamo noi gli unici a essere creativi, perché se ci pensate l'intelligenza e la creatività sono gli unici due elementi che fino ad oggi distinguono gli esseri umani dalle macchine e dagli altri esseri. Diciamo di un cane, guarda com'è intelligente, sembra un uomo, non viceversa. In questo processo voi pensate che i pubblicitari siano creativi e passino tutto il loro tempo pagato a trovare delle idee creative. Ma in realtà
le agenzie pubblicitarie, i creativi, potrei fare lo stesso discorso sui dipartimenti di ricerca e sviluppo, sui commerciali o su altri lavori cognitivi, passano solo pochi istanti a trovare soluzioni nuove. Il momento in cui uno dice, mi è caduta una mela in testa e scopro la legge della gravitazione universale, Newton, è un istante all'interno di un processo molto più lungo. Nel caso della pubblicità, i pubblicitari fanno cose estremamente noiose e ripetibili come gestire il cliente, poi sì, hanno quel momento di talento in cui inventano una pubblicità nuova, e poi ci sono delle attività produttive. A parità di idea, puoi fare una pubblicità bella o una pubblicità brutta. C'è una fase di media planning, si tratta di allocare dei budget pubblicitari su strumenti pubblicitari diversi, magari spendo i soldi del cliente su Facebook o invece compro dei cartelloni in città Vicenza, delle fasi di ottimizzazione, di community management, di gestione della pagina Facebook della vostra azienda preferita che produce presse idrauliche. Quali parti di questo processo sono creative e quali parti sono, diciamo, depredabili dall'intelligenza artificiale? Questa è la prima campagna fatta in Italia con l'AI, Mulino Bianco, 1 gennaio 2023, pubblicano questa immagine dicendo: dove stai gustando la prima colazione dell'anno? Noi, grazie all'intelligenza artificiale, abbiamo immaginato di viaggiare in lungo e in largo. Sostanzialmente hanno fatto una finta fotografia di dei pancake brutti fatta in montagna. Perché l'azienda usa le AI qui? Perché andare in montagna a fotografare i pancake costa un sacco. Devi andare in montagna, devi cucinare i pancake, friggerli, devi avere un food stylist, devi avere un fotografo, l'assistente del fotografo, il catering per il fotografo, la post-produzione, eccetera, eccetera. In questo caso, l'intelligenza artificiale sostituisce non tanto la creatività, che viene comunque fatta da un umano, ma sostituisce il processo produttivo quasi interamente. Questo è quello che può succedere pian piano a tanti altri settori. Ha funzionato bene? Boh, questo me lo dite voi, però questa roba si poteva fare senza AI, mandando un fotografo a Bormio a fotografare le frittelle. Queste immagini, che sono tecnicamente illustrazioni, magari vedi delle persone per strada, ma poi se guardi da lontano leggi la scritta Obey, si possono fare senza AI, ma è molto più difficile. In questo caso il sistema riesce a generare delle immagini che sembrano altro. Quindi questo è uno dei pochi casi nella generazione di contenuti in cui io davvero uso le AI per cose che gli umani farebbero una fatica tremenda a fare. Quindi questo è un secondo utilizzo ed è interessante. Questa è una campagna dell'agenzia We Are Social per Tinder. Tinder è un'app per trovare i fidanzati o le fidanzate. E la campagna dice: in molti paesi amarsi apertamente può solo essere immaginato. Happy Valentine's Days a quelli che combattono per rendere questa cosa reale. Le immagini ovviamente di persone dello stesso sesso che sono che limonano e sono generate con Midjourney. In questo caso è un terzo utilizzo delle AI. Qui usiamo le AI perché è funzionale all'idea creativa. L'idea creativa è: certe cose le puoi solo immaginare, quindi le facciamo immaginare alla macchina. Questa roba funziona una volta sola. Dopo che l'ha fatta Tinder, quasi nessun'altra agenzia pubblicitaria può più usarla, perché l'idea, diciamo, è bruciata. Vediamo, qui vi faccio vedere una pubblicità di Facebook, se parte. Vi faccio vedere metà, che abbiamo fretta. This is the dimension of imagination. Ok, tanto poi vi mando le slide. In questo caso, questo film, una pubblicità di 30 secondi, i pubblicitari lo chiamano film, è fatto con l'AI. Ma cosa significa che è fatto con l'AI? In questi giorni abbiamo pubblicato dei video sull'account dell'Inter con dei palloncini finti che volano in 3D sulla città e la gente ci scrive: fatto con l'AI. No, non è fatto con l'AI, quello è computer graphics, esisteva nel 93. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? In questo caso, questo video è stato fatto con dei pupazzi di pezza,
quindi character, in cui poi sono state aggiunte le espressioni col computer e in cui è stata utilizzata una rete neurale per migliorare le texture. Ed è la terza immagine che vedete, lì dove dice GAN process then texture, quindi la rete neurale è usata al terzo passaggio. Poi il quarto passaggio è fatto in CGI, quindi in computer graphics, vengono aggiunti pupazzi allo sfondo e poi la rete neurale unisce tutto e migliora il modo in cui viene unito tutto. Viene poi composto e gradato, quindi vengono sistemati i colori e c'è una composizione finale. Questo è super interessante perché in questo caso l'intelligenza artificiale non è creativa, semplicemente moltiplica i muscoli dell'uomo. Fa esattamente quello che con la rivoluzione industriale il telaio a vapore faceva con quelli che facevano la cardatura del tessuto. Cioè prende un singolo pezzo del lavoro cognitivo e ne moltiplica la potenza. Questo è ancora un altro utilizzo rispetto agli utilizzi che abbiamo visto prima, e in questo caso le AI o le macchine vengono utilizzati in tantissimi punti del lavoro cognitivo, ed è la stessa cosa che succederà praticamente in qualunque processo di lavoro manifatturiero. Questa campagna è nostra per Banca Valsabbina, in questo caso noi abbiamo preso un artista che usa le AI, si chiama Fox, e lui usa tutto il suo sforzo per usare le AI in modo che non sembri che ha usato le AI. Ha addestrato una rete neurale sua, in questo caso la tecnica, l'oggetto si chiama Stable Diffusion, con 30.000 immagini di pupazzi fatti col pongo, in modo da generare dei pupazzi nuovi fatti col pongo. Banca Valsabbina compie 125 anni, noi facciamo la campagna auguri 125 anni di Banca Valsabbina con 125 personaggi diversi. Si poteva fare col pongo? Sì, certo, ci avremmo messo 125 mesi, perché l'artista col pongo era costosissimo. In questo caso noi, cioè il cliente, sta comprando la forza muscolare dell'AI, oltre allo stile dell'artista che usa l'AI. Come vedete, in questo caso abbiamo un intero processo eterogeneo, fino al produttore di scarpe che invece utilizza le GAN generative per fare i primi bozzetti delle scarpe. Lo poteva far fare anche allo stagista? Sì, certo. Però in questo caso, facendolo con una GAN generativa, con una cosa simile a Midjourney, riesce a fare molti più bozzetti in meno tempo. Quindi sostanzialmente diventi più efficiente. Cosa abbiamo visto in queste slide? In queste slide abbiamo visto AI solo per poter dire di aver usato l'AI, Barilla. Sostanzialmente la campagna di Barilla, di Mulino Bianco, viene fatta solo per fare il comunicato stampa, in cui si dice, raga, abbiamo usato l'AI, siamo stati i primi in Italia, andiamo sul giornale. Poi vediamo AI per fare cose che non si potrebbero fare altrimenti, e questo è il caso delle spirali, delle immagini a spirale o delle immagini con scritte Obey. Poi qualcuno utilizza le AI per l'estetica delle AI. In questo caso abbiamo fatto un caso, un film con un altro artista per il Comune di Milano, cioè diciamo in cui si vedeva potentemente che quella roba era fatta con Stable Diffusion. Sapete che le immagini fatte con Midjourney sembrano finte. Qualcuno vuole quell'estetica, chip, pacco. Oppure, ed invece secondo me è la cosa più importante, più potente dal punto di vista dell'avido imprenditore del Nord che sono io, l'AI come moltiplicatore della forza muscolare. Cioè dove io posso meccanizzare e automatizzare i processi, esattamente come succedeva nella rivoluzione industriale, posso andare più veloce, posso spendere di meno. Come funziona? Cioè funziona bene? Beh, ecco, raramente riusciamo a utilizzare quello che viene fuori dalle macchine commerciali, da Midjourney, da Dall-E, da ChatGPT. Quella roba non lo possiamo dare ai clienti così com'è. Nessuno dei modelli commerciali che sono attualmente in utilizzo sono pronti ad essere utilizzati in fase produttiva vera. Cioè dobbiamo usarli tutti solo in fase intermedia, vanno ripuliti, vanno modellati. Questo è quello che succede a Barilla, che poi alla fine la macchina gli fa delle forchette con i rebbi brutti o con 8 rebbi. In questo momento le GAN generative sono migliorate, ma ancora ci sono infiniti problemi per cui ci arriveremo. Però oggi la macchina non riesce a rimpiazzare né il creativo, né l'artista, né l'illustratore al 100%, riesce soltanto a rimpiazzare lo stagista scadente. Quindi il primo takeaway è... Certo, prima magari avevo bisogno di una dozzina di stagisti, gli stagisti li posso licenziare subito. Oggi tutte le agenzie pubblicitarie più grandi, ma anche quelle piccole in Italia, hanno già implementato questi sistemi nel loro processo produttivo e hanno smesso di commissionare agli stagisti, per esempio gli storyboard, quelle immagini che ti fanno vedere come sarà fatto un video. Perché per quella roba stavamo pagando della gente sottopagata e invece oggi usiamo la macchina. Diciamo Copilot, quindi questo è il sistema di AI di Microsoft, dice
che c'è il 40% di guadagno di produttività tra i programmatori che usano Copilot. Cosa ci stanno dicendo in altro modo? Guardate che i programmatori per la mia generazione sono le rockstar, sono introvabili e iperpagati. Giusto? Giusto. Questo significa che il 40% vanno a spasso. Ovviamente non il 40% di quelli bravi, il 40% di quelli scadenti, il cui lavoro è meccanizzabile, automatizzabile. L'altra cosa che ci stiamo dicendo è che la macchina è in grado di meccanizzare e automatizzare dei processi che sono processi ripetitivi. Non il momento di talento, non la tagline, la frase chiave che andrà nella campagna pubblicitaria di Coca-Cola, per la quale, cavoli, vuoi pagare un essere umano bravo per scriverla. Ma evidentemente, spero che qualcuno di voi abbia un e-commerce con 18.000 vite diverse, i testi, i 18.000 testi su 18.000 vite diverse che ci sono sul vostro e-commerce, quello assolutamente sì, è scrivibile da una macchina meglio di quanto farebbe mai un essere umano. Fra l'altro, grandissimo sacrificio di cellule umane far scrivere quei testi ai ragazzi della mia agenzia, non lo facciamo più. Martin Sorrell, che era l'amministratore delegato di WPP, un conglomerato con 28 pagine di agenzie pubblicitarie controllate, quindi con 300 agenzie pubblicitarie, la tua ditta faceva parte di WPP, hai lavorato per quelli, no? Martin Sorrell diceva: quello che prima facevamo in 10 settimane, oggi lo facciamo in 10 giorni. Questo significa che chi non si accorge di questo cambiamento all'istante è fuori mercato. Poi ci sarà sempre un momento della vita in cui vorrete comprare una borsa di Gucci, una bamboo bag che costa 28.000 euro, e altri momenti della vita in cui vorrete una borsa di Carpisa da 28 euro. È evidente che fare le cose a mano con gli esseri umani diventa sempre di più una borsa di Gucci, mentre fare le cose a macchina molto correttamente diventa Carpisa o H&M. Questo sistema, questa transizione non è scevra da problemi. Prima di tutto stiamo parlando di un cambiamento sociale epocale. A me piace giocare il ruolo dell'avido imprenditore del Nord, ma effettivamente c'è un grosso partito di persone di buon senso che hanno paura che finiranno in mezzo alla strada. Gli illustratori, i designer, i graphic designer, quelli che usavamo per gli storyboard, la gente che scrive: avete risparmiato sull'agenzia, vergogna, merde, con tutti i soldi che avete potete pagare un artista invece di usare l'intelligenza artificiale che ruba ad artisti per generare immagini. Cosa stiamo vedendo qui? Il post, ovviamente, di Mulino Bianco, che dà voce agli antagonisti più vocali sulla pagina di Mulino Bianco. Poi ovvio che se tu sei mangia sano, torna alla natura e usi le macchine per visualizzare i pancakes, forse il problema che hai è sulla rappresentazione del tuo brand, non sulla tecnologia. Ma in questo caso qui quello che noi stiamo vedendo è che questa tecnologia darà fastidio. Mao diceva: la rivoluzione non è una cena di gala. Non so se potevo citare Mao da Confindustria Vicenza, ma l'ho fatto. Quindi, primo tema, dobbiamo pensare a come cambierà la società e quale sarà l'impatto sociale della meccanizzazione del lavoro cognitivo. Quando abbiamo meccanizzato, quando abbiamo inventato il telaio a vapore, ci sono state le rivoluzioni, il luddismo, eccetera eccetera. Un altro tema è il copyright, perché noi parliamo di dati e i dati sono sempre più importanti. Ma cosa succede se io oggi posso generare la grafica o l'arte di qualunque artista, di qualunque illustratore? È un lavoro, è un qualcosa di molto problematico. Le macchine che noi utilizziamo, ChatGPT, è stato alimentato con tutti i libri mai pubblicati fuori diritti e con buona parte dei siti internet. Più andiamo avanti con il ChatGPT che è uscito in questi giorni e che provate, è alimentato con ancora più dati. Stanno trattando per alimentare ChatGPT con tutti i transcript di tutti i video di YouTube. C'è grandissimo dibattito in rete su questi temi. Allo stesso modo, Midjourney è stato alimentato con tutte le fotografie presenti su Getty Images e con tutta una serie di macchine, cioè di database di immagini commerciali anche. Perché questa cosa è problematica? Perché se io voglio riprodurre La notte stellata di Picasso, cioè ora La notte stellata di Picasso dovrebbe essere fuori diritti, perché Picasso è morto da più di 70 anni, quindi dovrei potermi fare una maglietta gratis con La notte stellata di Picasso. Ah già, hai ragione, cavoli. Allora, l'altra volta ho detto che Copilot era di Amazon e ho fatto 1 milione di visualizzazioni di gente che mi scriveva e di quegli altri, scusate. No, hai ragione, ce l'ho scritto io, La notte stellata di Van Gogh, che è morto nel 1890, rip, quindi sta roba dovrebbe essere fuori diritti. Quindi potrei farmi una maglietta da sta roba, probabilmente non la posso fare per una serie di altri trick, ma diciamo che posso.
ma su un artista vivente io non potrei creare un'opera derivata. Cioè io per creare un'opera derivata, per fare il Lego di un'opera di un artista vivente, non so, di Cattelan, devo chiedere il permesso a Cattelan. Per l'avvocato permesso significa soldi. Il problema è che io con ChatGPT, con DALL-E e con Midjourney posso generare delle cose che sono simili allo stile di Van Gogh. E lo posso fare. Lo stile non è proteggibile da copyright. Anche io posso generare delle cose che contengono degli asset protetti da proprietà intellettuale. Quindi io con Midjourney posso chiedere a Midjourney di farmi un Gundam, che è un robottone, che è di proprietà della Bandai. Questa roba, se io lo facessi su un'opera d'arte contemporanea, starebbe violando infiniti copyright. E in questo momento io lo posso fare, ed è la prima cosa che è problematica. Anche posso chiedere alla macchina di generarmi Iron Man, oppure addirittura di farmi Topolino con lo stile di Banksy. Qual è il problema? Il problema è che le illustratrici del Wisconsin dicono, prometto che ci sarò nei tempi, vado a tutta velocità, le illustratrici del Wisconsin dicono questo: e no, ragazzi miei, se le macchine possono fare il nostro stile, voi ci state rubando il lavoro, noi moriremo povere. Quindi la macchina non lo può fare. Cioè se tu chiedi, fammi un'immagine nello stile di Sarah Anderson, effettivamente, anche se non sta riproducendo esattamente le mie immagini, mi sta rubando lo stile, quindi la macchina non lo può fare. Quindi vogliamo che Midjourney e DALL-E di colpo smettano di generare le nostre immagini, perché tutte le immagini di Midjourney e DALL-E sono derivate da altre immagini. Vi racconto questa cosa sull'arte, ma succederà la stessa cosa con i dati, con i vostri dati, con i manuali utente, con i dati storici, con qualunque, con gli articoli del New York Times e dell'Economist, con qualunque fonte di copyright. Quindi le illustratrici dicono, visto che voi non lo potete fare e visto che tutte le opere generate dalle macchine sono derivate dalle opere di qualcun altro, queste macchine devono chiudere. Punto. A meno che non riescano a pagarci. Ma le macchine non riusciranno a pagarle, perché è impossibile in una rete generativa capire esattamente da dove ha pescato quando genera un'immagine o quando genera un testo. D'altra parte, i proprietari delle macchine, Microsoft, Amazon, OpenAI, dicono... Non è vero, visto che noi generiamo delle immagini diverse, dei testi diversi, tutte le opere che noi generiamo sono nuove. Ci dispiace per le illustratrici, ma tutto quello che facciamo è legittimo. Il team Human, quelli che stanno dalla parte delle illustratrici, dicono, visto che tutte le immagini generate da Midjourney sono derivate e visto che gli artisti hanno diritto di essere pagati, tutte queste macchine devono chiudere. Il training dell'AI, cioè le AI devono smettere di imparare sulle nostre opere d'arte. Punto. Mentre invece il team robot dice, non è vero, tutte le opere generate da Midjourney sono innovative, le immagini possono essere sempre generate in modo libero e gratuito perché sono nuove e diverse, e in più il fatto che le AI impari su quello che trovi in rete, sui vostri siti internet, sui vostri database, su tutto quello che è indicizzato da Google, è perfettamente legittimo. Se vincono gli umani in questa guerra, tutte le reti generative chiudono. E significa che le grandi aziende o le piccole aziende dovranno trainarsi le loro reti interne, e lo potranno fare, quindi Disney comunque addestrerà le proprie reti e comunque non pagherà più le illustratrici che moriranno di fame, gli artisti muoiono sempre di fame alla fine di questa storia. Ma significa anche... mi sono confuso su questo pezzo. Allora, se vincono gli umani, tutte le reti chiudono, le big company vincono comunque, gli artisti comunque sono sostituiti dalle macchine. Se invece vince il team robot, quindi vincono OpenAI e Midjourney, significa che gli artisti perdono per sempre, che quindi nessun artista sarà più incentivato a fare l'artista perché tutti gli stili saranno riproducibili dalle macchine. Ognuno di questi due output non è desiderabile. In questo momento ci sono delle cause in corso negli Stati Uniti, addirittura il New York Times su questi temi ha fatto causa a OpenAI, vedremo cosa succede. Perché questa cosa interessa a voi? Perché in questo momento tutti i vostri dati che sono pubblici sui vostri siti internet stanno venendo fagocitati dalle macchine che vengono addestrate e imparano su queste cose. Domani, cioè questa settimana, Google sta testando l'intelligenza artificiale nei risultati di ricerca. Tra un po' potrò chiedere, ma qual è il miglior produttore di bulloni di Vicenza? E Google mi farà uno specchietto basato sulle vostre, su quello che trova dai vostri siti internet, e mi farà un ranking dei migliori produttori di bulloni. Il problema dell'autenticità
Ne parliamo un'altra volta. Abbiamo l'ultimo problema, che è un problema culturale. Tutti noi siamo cresciuti e abbiamo imparato su dei libri, su manufatti scritti dagli esseri umani, ma già oggi una grande percentuale di quello che noi leggiamo sui giornali, i titoli dei giornali, il ranking degli articoli di giornale, che voi, se voi oggi cercate Maltempo Vicenza, vengono decisi da un algoritmo, vengono decisi già oggi da un AI. Libri vengono scritti dall'AI e musica viene prodotta dall'AI. Dal punto di vista filosofico e cognitivo non siamo pronti a crescere e maturare in un mondo in cui gran parte degli artefatti culturali in cui noi cresciamo non sono scritti da un uomo, ma sono scritti da una macchina. Chiudo con una citazione: non umanizzate i computer, perché a loro non piace. Grazie. Grazie degli interventi. Abbiamo capito che dobbiamo sistemare i siti internet e raccontare quello che vogliamo, poi l'AI mangia tutto e quindi siamo tutti più bravi del mondo, perché in effetti il problema c'è, quello, ma te lo dicono sempre, di controllare e verificare l'output che ti dà l'AI generativa. Però di sicuro è una tecnologia, è uno strumento, è un attrezzo nuovo che abbiamo a disposizione e che va compreso per poterlo, diciamo, implementare, per poterlo intercalare all'interno dei nostri processi, dei nostri prodotti, ma anche della vita di tutti i giorni, perché se una cosa che sta facendo l'AI, soprattutto quella generativa, è di democratizzare molto la potenzialità di questi strumenti, perché prima erano solo per pochi, ma diciamo darlo a tutti, quindi quando è novembre 2022, quando OpenAI ha deciso di renderlo disponibile a tutti, è stata un gran favore che ha fatto, secondo me, alle persone, perché tutti hanno possibilità di portarsi a casa qualche vantaggio competitivo. Oggi poi è chiaro che stanno arrivando altre cose, hanno fatto GPT-4o, ne stanno facendo di ogni, e da una parte c'è OpenAI, dall'altra c'è Google, e poi c'è Elon Musk che sta arrivando con la sua. Arriveranno tutti, ma secondo me saranno tutte opportunità in più che noi avremo, se sapremo però governarle, se sapremo essere registi di questa nuova rivoluzione che sta arrivando, soprattutto all'interno delle nostre imprese. Quindi abbiamo bisogno di comprendere che cos'è, che cosa sono queste cose, cosa sono questi nuovi strumenti. Poi si è andati anche un po' sul tecnicismo, sul come fare. Non è che noi dobbiamo mettersi lì ad allenare i modelli generativi, noi dobbiamo comprendere, capire che cos'è e avere dei partner che ci aiutano a realizzare questi progetti, perché da soli non lo possiamo fare. Dati nelle aziende ce li abbiamo da molto, io dico, non so se Calenda ce l'aveva vista lunga oppure gli è venuta bene, però con Industria 4.0 noi abbiamo portato in casa tante macchine che dati ce li hanno dentro, magari non li abbiamo ancora utilizzati, ma i dati ci sono. I dati abbiamo capito che sono la base per poter portare fuori qualsiasi informazione, quindi credo che un po' di cose interessanti oggi le abbiamo comprese. Il viaggio continua, quindi vi aspettiamo se qualcuno vuole approfondire aspetti di robotica giovedì mattina, poi sì, il 4 giugno, poi il 27 e poi ancora andremo avanti. Se ce la facciamo con due domande, se qualcuno ha qualche curiosità, io la farei fare. Non so se qualcuno ha qualche domanda, perché giusto, perché sennò la condivisione rimane solo su sto tavolo e non va di là. Punto di vista siamo stati bravi, da un certo punto di vista. La faccio io una domanda allora, dai, che così due minuti però ti do. Visto che ti definisci un piccolo imprenditore della comunicazione, anche se lo so che non sei un piccolo imprenditore perché ho guardato il sito e ho letto e non sono così intelligente, un consiglio ai piccoli e medi imprenditori di Vicenza, dove cominciamo? Ma allora, secondo me internet ha questo grossissimo vantaggio che è molto facile fare un prototipo, quindi secondo me da dove cominciare è individuare un bisogno e provare a fare un prototipo. Se il bisogno è molto semplice, probabilmente il prototipo lo riuscite a fare in casa. Se il bisogno è un pochino più articolato, magari avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a capire quali sono le tecnologie giuste che vi possono aiutare già a prototipare. Però rispetto a come si facevano le cose anche solo 20 anni fa, in cui per testare un nuovo progetto servivano degli investimenti a 6-0, oggi per prototipare queste cose, soprattutto per prototipare un'idea software, lo si può fare
in house e con dei budget relativamente ridotti. Quello che riusciamo a capire con un prototipo microscopico ci permette poi di prendere delle scelte più articolate nel lungo periodo e abbassare il rischio. Quindi il mio unico suggerimento è provate, prototipate, fate fare dei test alla gente che c'è intorno a voi, perché si impara molto di più così che ascoltando me. Un momento di geopolitica un po' delicato questo nel quale viviamo oggi, no? E 27 miliardi di parametri su un sistema gestiti da sistemi computerizzati che non sono in Italia. Aggravata la situazione da un'affermazione che ho letto qualche tempo fa, qualche giorno fa, i francesi per qualche giorno hanno avuto il motore più veloce, l'algoritmo migliore, eccetera, ma non era accessibile da Italia per motivi di mancanza di uniformità normativa europea relativa, credo, al GDPR, o così che succede. Qua incredibilmente mancanza di uniformità. Insomma, io vado a costruire un mio sistema, un pezzo di azienda, eccetera, su un meccanismo che mi rende ulteriormente dipendente da paesi stranieri in questo momento di geopolitica. Vedete un'evoluzione in Europa, magari possibilmente in Italia, positiva di costruzione di meccanismi che ci rendano indipendenti da... Questa domanda è un casino, mi servirebbero 7 ore per rispondere, è veramente un casino. Però allora, il mio pensiero è questo. Da un lato noi non possiamo far finta che non sia così, cioè in questo momento la maggior parte dei sistemi più avanzati sono negli Stati Uniti o in Cina, in Francia sono molto più bravi di noi, però oggi se noi dobbiamo prototipare o usare dei sistemi non abbiamo scelta, cioè non c'è l'alternativa italiana a Google, usiamo i sistemi internazionali, se non lo facciamo rimaniamo indietro, punto. Questo oggi. Domani, ma dove per domani io intendo già magari tra 10 anni o 20 anni, se l'Italia investisse in ricerca in Italia, questo gap tecnologico sarebbe perfettamente recuperabile. Succederà? Questo non lo so. Io dal punto di vista normativo sono molto felice nel fatto che la comunità europea stia normando in maniera molto invadente su queste cose e sono felice del fatto che lo stiamo facendo perché la comunità europea... È notizia di oggi che è passata l'AI Act, quindi siamo i primi ad aver almeno ragionato su questi temi, perché esatto. Gli altri proprio non ci sta ragionando, quindi sicuramente sì. Marco, il predominio di certi big è abbastanza chiaro, basta pensare all'ordine di schede Nvidia che ha fatto Meta qualche mese fa, ti fa capire la potenza. Qui siamo preso 18 miliardi, una roba assurda per un ordine di schede che sono quelle che poi servono a far girare tutti questi modelli. Ci dovevamo pensare negli anni 80, no? Perché l'imprenditoria di quella roba lì ce l'avevamo. Esatto, anzi spesso gran parte di queste innovazioni sono sviluppate da italiani all'estero peraltro. Per cui quello è, come dire, il paradosso, no? Fondamentalmente. Abbiamo un emerito nostro concittadino che fa Gin, che esattamente, voglio dire, bravo, questo l'ha inventato lui. Questo è l'esempio veramente più onorevole. Perché c'è un'altra riunione di là. Grazie a tutti per aver partecipato e alla prossima. Grazie Confindustria, grazie per averci invitati. Grazie a voi.